che mandano Lickitung e Rayquaza. Say that it feels right. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Rubino Randomizer Nuzlocke, la parte numero 24. In questa parte ragazzi faremo tantissime cose, a cominciare dalla palestra, quindi la sfida in palestra, sfida del capo palestra, poi vabbè faremo anche altre cose, mi si sono aggrovigliate le cuffie, ma dettagli. Prima di iniziare, come sempre, ricordo di lasciare un like, un commento al canale, un commento al video con la domanda del giorno, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, passare sulla pagina Facebook che vi lascio in descrizione, insieme alle regole della Nuzlocke. Ho detto tutto, quindi insomma ce l'ho fatta, anzi una cosa mi resta da dirla: ho allenato la squadra in un modo clamoroso e hanno imparato tutti diverse mosse, tranne tre membri, vabbè. King, che l'ho allenato fino a tutti al 37, tranne Excalibur, di nuovo membro, che è al 30. Insomma, King, che non ha imparato niente. King, tra l'altro, lo allenerò sempre off-camera, perché dovrà raggiungere il livello 55 per Always, in realtà, sua ultima forma. Quindi lo vedremo forse anche dopo la Lega, non lo so, King, però vedremo. Passiamo poi a un Bruss, anche lui non ha imparato nulla, era già al 37, quindi l'ho lasciato così. Excalibur, nuovo membro al 30, che ha imparato, me lo sono scritto, Aria Soia al posto di Beccata e Furia al posto di Agilità. Poi Neptune è salito al 36, non ha imparato, al 37, scusate, non ha imparato niente. Bolla al 37 ha imparato una mossa utilissima, che è Raggio Aurora al posto di Turbo Sabbia, la nostra prima mossa di ghiaccio, e ci servirà tantissimo. E ultimo, ma non meno importante, anzi forse il più importante, Merlin, che ha imparato Psichico al posto di Psioraggio. Questa cosa gli ho fatto anche uno screenshot e ve lo metto nel video, perché mi sembrava molto molto importante, soprattutto per quello che vedremo oggi. Quindi, in buona sostanza, Merlin e Bruce davanti, perché ho bisogno di voi, e andrò a comprare un po' di pozioni perché mi servono assolutissimamente. Mi servono assolutissimamente. Ok, 7, ma facciamo 10, vai, così siamo pari. Questo tali idem, sì, mi servono. E per l'antimax, perché quelli normali, cioè quelli super, non ce li hanno. Anche se sapete, preferisco comprare quelli super perché costano meno e sono vantaggiosi lo stesso. Comunque anche quelli max non sono assolutamente malaccio. Ok, ci siamo, la squadra è curata, perché sì, la squadra è curata, e noi entriamo in... dove la gira il cartello, vabbè. Pace, pace, pace. Poi andiamo a esplorare la città, come palestra, Tel e Pat. Come vi avevo detto, questa palestra era qualcosa di unico. Ovvero, i capi palestra non... il capo palestra non è uno, ma sono due. Due capi palestra, un sodalizio magico, ragazzi. Questa palestra è una del suo genere, perché abbiamo due capi palestra. Ok, quindi due capi palestra. Qui diciamo c'è il teletrasporto per tornare indietro. Il percorso assolutissimamente non me lo ricordo. Battere a tutti gli allenatori, lo sapete come sempre, quindi oramai è una cosa molto, cioè è una cosa risaputa, scusate. Io batto gli allenatori in tutte le, cioè di tutta la palestra. E vabbè, i percorsi, questo e il prossimo, saranno abbastanza difficili. Comunque già nello scorso, cioè scusate, lo scorso percorso ho avuto un po' di difficoltà, quindi insomma, ahia, vedete, ora qua non cominciano ad essere un po' più pericolosi. Ma naturalmente io ho messo Merlin e Bruce davanti, in realtà era meglio se mettevo Neptune, anzi lascio metto Neptune perché non li voglio far affaticare, cioè non li voglio far perdere energie in buona sostanza, perché mi sembra uno spreco. E appunto mettiamoci Neptune, che non ha imparato niente, quindi gelo raggio penso lo insegnerò a Neptune, visto che Bolla ha imparato raggio aurora, quindi insomma. E poi vabbè, ho scoperto che si può trovare terremoto, e naturalmente lo insegnerò a Neptune o comunque sì, anche a King, però sono più convinto su Neptune, cioè voglio insegnarlo a Neptune, perché a Neptune secondo me li alza a pennello terremoto. Sta bata, insomma, poi è molto potente Neptune, anche se ha un attacco speciale più alto dell'attacco, però vediamo. Se no, appunto, come ho detto, lo insegno a King, che forse
sarebbe anche meglio, insomma. Ok, cambiamo la direzione, mettiamo Neptune davanti, come ho detto, però devo cercare di darmelo. Dai, arrivo all'estero perché molto probabilmente me ne scordi, eh. Ok, come vedete sono quei due là che non ho mai capito, credo siano maschi, però non l'ho capito mai se sono maschi o femmina, però. Ok, anche questa, vabbè, la leva giusta, questo non andrebbe affrontato per forza, ma noi lo affrontiamo. Le leve, non ve l'ho detto, cambiano le frecce rosse, ovvero le frecce rosse cambiano direzione. E se non sbaglio, o tutte oppure tutte tranne una devono essere attive per appunto arrivare alla capitolesta. Come vedete già gli allenatori hanno livelli molto molto alti, ma molto alti, quindi figurate voi la capitolesta. La capitolesta infatti ho tanta paura, molta 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 paura, però che ci dobbiamo fare, ragazzi. Ho preferito non allenarli più di tanto perché non mi sembrava neanche giusto poi allenarli così tanto. Mettiamo Bruce e gli facciamo un calcio al dente, se facciamo tutto più veloce, almeno spero. Dicevo, appunto, non li ho allenati perché sennò mi sembrava un po', cioè, troppo semplice, no? Non c'era più le... cioè non era più una Nuzlocke, perché con livelli alti, sì, one hit che io ammazzi tutti e viva. No, invece qua, con livelli un po' più bassi, è già un bel po' più difficile. Comunque ho comprato molte iperpozioni, spero bastino, spero, perché non lo so assolutamente. Ci riporta all'inizio, ma mi sa che era proprio quello che volevo fare. Come mi sa? No, era proprio quello che volevo fare. perché se non sbaglio ci manca una leva. Ci manca proprio una leva. Kingle contro Neptune. Gli faccio un riduttore a Kingle, vediamo cosa succede. Nulla, ok. Ci facciamo male al sole, al po' di fango. Non ci fa molto. Direi di mettere Merlin. Poi tanto Merlin, tranquillo, curo. Tanto per fare un'onda shock e poi siamo a posto. Mi sa, allora, Merlin mi sa che non può imparare. Oddio mio. Mi sa, dicevo, non può imparare fulmine. Oddio, quanti per pozioni ho. Mi sa non puoi imparare fulmine. E vedremo. Vedremo. Allora, ci unisce la velocità. Io gli faccio un bellissimo onda shock. Ci unisce la velocità, ma siamo sempre più veloci noi e lo mandiamo a po'. Benissimo. Ok, Neptune sarà al 38. Excalibur sarà al 31. E basta. Ok, Merlin. Non sale, vabbè, non è salito, ma mal di fuoco. Ok, allora andiamo qua, vorrei curare. No! Volevo curare Neptune, ragazzi, ma non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. La domanda del giorno di oggi è: qual è il vostro programma tipo psico preferito? Perché la palestra, appunto, non so se si è intuito, predilige programma tipo psico. In realtà qua no, perché non è... non è randomizer, cioè scusate, è randomizer, però non è randomizer, preferisce farmo di tipo psico. Il mio farmo di tipo psico preferito è Gardevoir. Gardevoir, insomma, come lo volete chiamare. So che fa un po' strano, però non è Merlin, non è il nostro caro Merlin, il mio farmo di tipo psico preferito. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro farmo di tipo psico preferito, così mi faccio un'idea anche sui vostri gusti. Mandalo a Po', grazie mille, con un doppio alcio, ragazzi. Bruce sta diventando la bestia della squadra. E perché voglio usare, appunto, Bruce e Merlin in coppia? Lo vedete tra pochissimo. Rattata, sempre Rattata. Io penso e con beccata di farlo fuori Rattata, perché non voglio sumare doppi alcio, perché mi servono, mi serviranno. Oddio, oddio, oddio. Doppio alcio, ciao, benissimo, grazie. È stato un piacere. I pensano che ho fatto così tanto. Allora potrebbe essere un piccolo problemino. Potrebbe essere un piccolo problemino la palestra. Sinceramente potremmo metterci anche bolla. Però, boh. Comunque io spero di non perdere nessun Paimon. Se perdo un Paimon, comunque vediamo. Cioè sia Saturn e comunque altri percorsi. Ma spero di non perdere nessuno. Perché sì, perché assolutamente sì, volevo darla a Merlin di proporzione, l'ho data a Neptune, comunque meglio averli tutti curati.
Allora, mettiamo Merlin e Bruce davanti, perché ora se non sbaglio dovremmo arrivare al Covo Valeste, appunto, dovremmo arrivare al Covo Valeste, non è certo perché io non mi ricordo la strada. Allora, sì, dovremmo, penso, passare di là, di qua, proviamola, vediamo cosa succede. Ok, più avanti, su, giù, destra, e si torna dove si era prima, mi sa che dobbiamo andare, grazie mille, di qua. Dobbiamo rifare lo stesso percorso di prima, praticamente. Questo, vedete? E andare avanti. Oh, benissimo. L'ultimo interruttore ci manca, quindi non l'avevo azzeccata. Pensavo non ne mancava. Cioè, pensavo non ne mancasse più. E invece ne mancava uno. Merlin, meno male. Meno male ci ho messo Merlin davanti, perché così. Se no con Neptune devo cambiare, assolutamente no, non avevo voglia. Ok, Goldack è esausto, Merlin riceve, Excalibur riceve. E vediamo un po'. Allora, ok, attiviamo questa e dovremmo, facendo, oddio mio, quanto odio sto labirinto, quanto lo odio. Allora, no, non voglio andare lì, grazie, voglio andare qua. Vediamo dove ci porta dove volevo. Grazie mille, no, non ti sfido, tranquilla. Ok, screenshot tattico, il trio delle meraviglie, va. Non te l'aspettavi, non te l'aspettavi di trovare due proprio palestra, di trovare due proprio palestra. Siamo gemelli, non abbiamo bisogno di parlarci. Perché ognuno di noi legge nel pensiero dell'altro. È tutto nelle nostre menti. Siamo molto affiatati. Vediamo se riesce a batterci. Matty vs Tell e Pat. Stavolta due capipalestra, non uno. Allora, Pat trasfida i Tell e Pat capipalestra che mandano Lickitung e Rayquaza. Allora. Cosa succede qua? Io me la sentirei molto di. Allora, la metà ti era così, però non so se a sto punto mi conviene più di tanto, perché Rayquaza è di tipo volante drago. Quindi io ci metterei bolla che con raggio aurora appunto ci sta a pennello. Te vediamo se con un doppio arcio ti riesco a buttare giù. Vediamo, allora Merlin rientra, vai bolla. Allora, doppio arcio su Lidung che no, invece non lo riesco a buttare giù, mi sa che c'è bisogno di. Ah, Birodo, loro hanno solo due Poemon, non ne hanno più di due. Allora, ok, ci fa metà vita. Inibitore fallisce. Allora, Rayquaza, vi ricordo, gli facciamo 4 ferri di danno, quindi il quadruplo dei danni. Allora, noi facciamo così, visto e tanto. Lidung non dovrebbe, cioè, spero non sia un grandissimo problema. Gli faccio raggio aurora Rayquaza e con Bruce io curo bolla. Così. Siamo più freschi. Allora, Rayquaza fa Drago Danza, ecco, anche questo di Rayquaza è un grandissimo problema. Allora, gli sale l'attacco e la. Vediamo quanto gli facciamo raggio aurora. Ok, più di metà vita, molto interessante. Il mitore ha messo doppio arcio di Bruce fuori uso. Ok, rifacciamogli raggio aurora a Rayquaza e a te ti facciamo a sto punto. Calcio ardente? Sì, dai. Ok, Rayquaza usa Drago Artigli su bolla che. Ok, gli togli sempre la classica metà vita. A te ti manda vita rossa e userai sicuramente Aria Totale. Rayquaza è stato un sconfitto, vi ricordo. Hanno due Pokémon e basta, mi pare proprio perché se non ne hanno. Ah, se ne hanno più di due è un grandissimo problema. Schianto su Bruce che non gli fa molto. Gli facciamo un se. No, Surf no. Perché attacca tutti. Sempre raggio aurora, sì? E a te doppio arcio lo posso fare? Ok, doppio arcio no. Quindi arcio ardente. Ok, pozione. Lui usa per pozione, appunto. Lui o non so chi dei due. Ok, Bruce fallisce. Grande Bruce. Continua così. Ok, raggio aurora non gli fa niente. Allora, ora, now. Mica con bolla, visto che non gli fa niente, mi ricarico. Così non rischiamo appunto bolla. E naturalmente con Bruce gli faccio doppio arcio. Lo posso fare. Se lui riusa inibitore, mi sta molto simpatico. Ah, qua loro hanno Solrock e Lunaton nella realtà. Se prendete come starter Torchic,
vi dico, vi trovate in grande difficoltà. Perché avete Bloodzin? No! Ok, sì. Perché ho detto no? Non lo so. Tranquillo, Mattia. Se scegliete come state, Toxic, vi trovate in grande difficoltà. Perché vi trovate con Bloodzin, ma contro due tipi Psio, e sono tutte e due super efficaci sul vostro Bloodzin. Quindi, consiglio, usate o la tecnica del Gran Fisio, o comunque prendetevi un Pokémon di tipo buio, comunque la cosa super efficace contro lo psico. E attenti perché Solo che ha giorno di sole, potenza le mosse tipo fuoco, le proprie mosse tipo fuoco e anche dell'altro però. E Luna ha calmamente, che aumenta attacco speciale e difesa speciale. Quindi sono due bestie, molto attenti. Hai vinto, così stanno le cose. E riconoscimento, prendi questo. Oh, Matti riceve la medaglia mente da Tel e Pat, i due che mi molesta, non uno ma due, pensate voi, vedete, insomma. Ok, ha ottenuto la MT-04, la MT-04 che contiene calmamente, ok, sì, ce l'ha già, prendiamo il teletrasporto, ce l'ha già, dicevo, Merlin, quindi nessun problema. Ok, andiamo al centro farm immediatamente e poi esploriamo la città, appunto, perché ci saranno molte cose da fare nella città, molte e la parte dura per ora 15-16 minuti, quindi insomma è un po' poino, quindi allunghiamola visto che c'è da esplorare ancora la città. Allora iniziamo con questa casa qua. Il tuo Alakazam va matto per la poemella gialla, giusto? Anzi, non ho dubbi, sicuramente sarà partito la poemella gialla. Molto interessante, ok. Ok, vale per... Ok, quindi, lui dice che poemelle praticamente sarebbe consigliato dare Pokémon, ma per ora non ci interessa. Forse lo farò vedere anche quello dopo. Discorso molto importante. Matti, sì, questa è casa mia, scusa ma un po' spoglia. Prendi questa MN. Contiene sub, l'ho già insegnato al mio Pokémon. Ha tenuto MN08. La MN08, mentre ce lo spiega lui, mentre usi surf, noterai delle zone più scure nell'acqua. Se imbatti in una di queste, usa sub, potrai scandagliare i fondali marini. Per riemergere usa sub un'altra volta. Ma ricorda, in alcune aree non è possibile riemergere. Ok ragazzi, sub ci darà un casino, cioè è ganzissimo, però... La odierò a morte, ma la insegno immediatamente a un nostro Pokémon, che così siamo a posto. La MN07 contiene, non lo so, è cascata, ok. Abbiamo tutte le MN. Tra l'altro dovrò insegnare forza a qualcuno, fatemi vedere chi la può imparare. Ok, questa la può imparare sia Neptune che Bolla. Come ho già detto, preferirei farla imparare a Bolla. Al posto di attacco rapido, naturalmente. Così abbiamo due mosse tipo acqua e vabbè, in futuro a Bolla gli farò dimenticare surf per un'altra mossa tipo acqua. Fatemi vedere, può imparare forza, che così gliela insegna qualcuno. Ok, la può imparare Neptune, Bruce e basta. Ok, mi sa che prenderò un altro farm per insegnare forza, oppure la insegno a Neptune al posto di colpo di fango, mi fa davvero schifo modestamente, e poi gliela farò dimenticare, ragazzi, che vi devo dire. Mio fratello più piccolo. A mio fratello più piccolo piace scovare le basi segrete degli altri. Molto interessante. Ti dovresti creare una base segreta da qualche parte, così io te la scovo. È molto interessante, molto interessante. Vi farò vedere anche come crearvi le basi segrete. Quindi andiamo da lui. Questo è un easter egg ganzissimo e ve lo spiegherò ora. Quando ero giovane ho girato il mondo come allenatore di Pokémon. Ora che sono vecchio, il mio unico divertimento è assistere alle lotte dei giovani allenatori. Qui c'è una porta, come vedete. La porta sembra essere chiusa. Allora, spiego questa cosa molto bene, la spiego. Cioè, molto bene, la spiego al meglio che posso. Dietro questa porta non c'è, in questi giochi, Rubino, Zaffiro e Smeraldo, non c'è assolutamente niente, non c'è niente. Cioè non è possibile neanche aprirla, ci si può andare solo con dei trucchi, e con dei trucchi si è visto non c'è niente, quindi non è possibile aprirla, appunto, non è possibile andarci, non è possibile fare niente, insomma non è possibile. Però con i nuovi remake Rubino Omega e Zaffiro Alpha possiamo entrare in questa porta, come ci sono degli speciali QR code che sono in alcuni siti, ora non mi ricordo sinceramente dove.
se li riesco a trovare ve li metto da qualche parte, forse in descrizione, ma vedremo. Con cui, se li scannerizzate il vostro 3DS, questa porta si aprirà e dentro ci trovate le basi segrete dei creatori del gioco. Su Rubinomega e Zaffiro Alfa, su Rubino e Zaffiro normali, no. Quindi mi sembra averlo spiegato al meglio. Là c'è una Powerball, quindi andiamo assolutissimamente a prendere. Troviamo Ethable, più efficace sui Pokémon, Powerball più efficace sui Pokémon tipo acqua e coleottero. Te mi dici cose assolutissimamente inutili. Esattamente. Ok. Quindi, per ora io. Ah, ok, mi ero dimenticato di questa casa, poverina, poverina, mi dispiace. Ehi, salve la sua. Ok, grande lui mi dà. Lo sapevo, dopo tutto ci sarà pur sempre un motivo per cui siamo a superamo. Ha tenuto il superamo. Superamo che in realtà in versione randomizzata non è che serva molto. Però, per farvi capire, l'amo vecchio, ci sono tre tipi di ami: amo vecchio, amo buono e superamo. Amo vecchio fa pescare solo magia e a volte qualche goldin. Amo buono fa pescare Pokémon c'è andato in questa casa, mi sa di no. Altre specie di Pokémon. Superamo fa pescare anche specie di Pokémon rare. Quindi assolutamente buono. Anche se non riesco a vedere il mio ragazzo fuori Stopoli, ci scambiamo messaggi attraverso il mio Pokémon. Non mi sento solo anche se abitiamo lontani. Vabbè, ma con il Pokémon, poi con il Pokénub puoi chiamare tutti qua, guardate che comodità, c'è allenatori qua che li puoi chiamare. Non ve l'ho fatta vedere, ve la faccio vedere io. No, in realtà li puoi chiamare solo su Pokémon Smeraldo, qua puoi vedere le informazioni praticamente, quindi è inutile. Su Pokémon Smeraldo invece si possono chiamare. Ok, questo è il centro spaziale di Verdazzupoli a 2 passi dallo spazio, ma ci dovremo tornare tranquilli. Comunque io ve lo faccio vedere, vi faccio vedere i piani superiori perché sono sempre quelli più importanti, ragazzi, tenete a mente. Che bello se la gente comunque potesse un giorno viaggiare nello spazio. Sarebbe bello e ancora non si può fare, quindi, insomma. Questo gioco è stato fatto nel 2002, se non sbaglio. È il posto ideale per lanciare razzi, esattamente. Rileggiamo la frase. Verdazzupoli è soleggiata e non particolarmente ventosa. È il posto ideale per lanciare razzi. Ok, allora c'è la famosa storiella lì, la famosa leggenda, non è vera, che per catturare Deoxys ci vuole tot numero di razzi lanciati nello spazio, però è una bufala, non è assolutamente vero. E anzi, non ve lo sto neanche a spiegare perché non è vero, appunto, è una cosa falsa, quindi. Comunque, c'è certa gente che dice che lanciando i razzi nello spazio, cioè, è difficile da spiegare, molto difficile. Però, insomma, ha a che fare con dei razzi. Quindi io direi, visto che la parte è durata più di 22 minuti, quindi abbastanza, vi faccio vedere la medaglia e potete trovare anche nel medagliere a fianco, cioè, aspettate, allora la trovate qua, 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 quindi qua in buona sostanza, oh. Qua trovate la medaglia, le medaglie, ce ne manca una sola, l'unica, l'ultima, ma mancherà ancora un bel po' prima dell'ultima. Quindi da Matrix Zion è tutto, noi ci vediamo con la prossima parte di Pokémon Rubino Randomizer Nuzlocke. Ciao a tutti!